Ciao e benvenuti nel nostro canale. In questo spazio sacro esploreremo insieme le profondità della parola di Dio e cercheremo di farla risplendere nella nostra vita quotidiana. Ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale, condividete e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo. A Luz de Maria. 14 marzo 2024. Miei amati figli, vi benedico. Come Padre amorevole io vengo a voi per darmi a ciascuno di voi, per darvi il mio amore, affinché lo viviate. Io non desidero che veniate ostacolati dal libero arbitrio. Io non desidero che abbiate un distorto rispetto umano. Desidero che amiate e che rispettiate la volontà divina, cosicché non venga soppiantata in nessun momento dai vostri desideri o dai vostri capricci. In questo momento, figli miei, amati del mio cuore, il libero arbitrio malimpiegato mi obbliga ad agire come giusto giudice sulla volontà umana che si sta frapponendo alla mia volontà. La mia Chiesa sta camminando, figli, ma sta camminando nella prova del calice amaro. Io vi avverto e vi avviso perché non viviate un dolore più grande di quello che potreste sopportare, ma nonostante io vi avverta, voi non obbedite e poi piangerete all'ombra della morte sulla terra, rimpiangerete di non aver obbedito, quando la terra tremerà, quando vedrete le fiamme sulla terra, quando vedrete la terra bruciare durante la battaglia delle nazioni, perché i grandi potenti della terra intendono estinguere l'umanità per mezzo della guerra. La mia casa vi mostra pietà, ma l'uomo non conosce i limiti e continua ad offendermi costantemente ed io continuo a perdonare e ad amare, amando e perdonando l'uomo fino a quando non verrò da voi senza preavviso e vi sorprenderete di tutto il male che avete commesso. Questa generazione, figli del mio cuore, si sta gettando nella battaglia, in una battaglia nata dal libero arbitrio generata dalla violenza e dall'incoscienza degli uomini, che non considerano il Golia che si sta ergendo con sempre più forza e potere sull'umanità, con quell'alone di morte che intimidisce tutti. Figli amati, questo Golia è l'energia nucleare. Ci sarà chi celebrerà per aver sconfitto altri fratelli in grandi e fatidici atti di violenza, ma la mia misericordia desidera che coloro che rimarranno al mio fianco, che coloro che manterranno la loro fede in me, non si rintanino, in quanto se hanno fede in me, dovranno dare testimonianza di questa fede, non affrontando i fratelli che verranno a flagellare questo e quel paese, ma pregando e agendo, aiutando coloro che forse fino a quel momento mi hanno negato. Non dimenticate mai che io perdono e amo, amo e perdono e così desidero che facciate voi. Figli miei, molto, moltissimo sarà alterato e compromesso dalla radioattività. Proprio per questo motivo, ci sono così tante minacce in questo momento da parte di paesi potenti verso altri paesi, perché nessuno vuole che la storia lo indichi come quello che ha dato inizio all'ecatombe dell'umanità. Voi confidate in me, siate veri figli della mia volontà e non lasciatevi prendere dalla paura, perché io, figli miei, non vi abbandonerò mai. Io prenderò le vostre richieste e le metterò nel mio cuore, perché io mi avvicinerò ai miei figli affinché non temano, per mettervi in guardia e perché non cadiate nelle tentazioni del male. Figli miei, quando vedrete alcuni o molti dei vostri fratelli correre da un posto all'altro, voi conservate la fede, mantenete l'equanimità e non correte come persone senza fede, perché lì dove voi sarete, arriveranno le mie legioni di angeli e vi proteggeranno. Ma in compenso io ho bisogno che voi siate in stato di grazia, e se non lo siete, che io vi trovi a lottare per ottenere in voi la grazia, figli miei. Io vi amo e non voglio farvi paura, ma desidero che prendiate la giusta direzione e che rafforziate la fede.
Desidero che eliminiate l'egoismo e che siate più alla mia maniera che alla maniera del mondo. Io sei aiuterò dandovi la forza di agire nella mia volontà e, se non avrete da mangiare, figli miei, se necessario manderò la manna dal cielo per nutrire i miei fedeli, per nutrire i miei figli, tutti i miei figli, assolutamente tutti i miei figli. Siate certi che questo vostro Gesù, che ha portato la croce, che è stato inchiodato sulla croce, che ha permesso che tutto questo accadesse e l'ha affrontato con grande amore, affinché proprio in questo momento voi continuaste a camminare nel mio amore. Affinché foste certi che io non vi lascerò soli, ma ascolterò sempre coloro che mi invocheranno con cuore sincero. Vi troverete ad affrontare terribili flagellazioni, ma se manterrete la fede, se avrete fede, riuscirete a spostare un monte da un luogo all'altro. Salvate l'anima, figli miei, svegliatevi, figli miei, non rimanete prostrati per terra, esaltate il mio nome, che è al di sopra di ogni nome ed io continuerò a proteggere il vostro cammino. Figli del mio cuore, io stesso vi porterò al cuore immacolato della mia amatissima madre, perché il cuore immacolato di mia madre è l'arca della salvezza per i miei figli. Voi avete bisogno di pregare, di essere obbedienti ed essere persone del bene. Figli miei, benedico i sacramentali che in questo momento ognuno di voi porta, vi sigillo con il mio sangue prezioso e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il vostro Gesù. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Commento di Luz de Maria. Fratelli, abbiamo ricevuto un messaggio colmo d'amore, come solo Cristo sa fare. Siamo felici perché il cielo ci guida e ci incoraggia ad andare avanti, certi della protezione divina. Come umanità, abbiamo portato il Signore Gesù Cristo ad iniziare a utilizzare la sua giustizia, a causa del cattivo comportamento degli uomini. La disobbedienza è la causa di tutti i mali. Il nostro amato Signore Gesù Cristo è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre e non cambierà, per quanto duri saranno i momenti, è la nostra generazione che deve cambiare per raggiungere la meta desiderata. Che il cambiamento di atteggiamento segni l'inizio del raggiungimento della vita eterna. Amen. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.